Salve ancora una volta, ciao, chef, guarda là, hai fatto pace con la Russia, sei ritornata oggi ai... vi faccio vedere una ricetta, non è proprio una ricetta, ma a me non è proprio una ricetta, da queste parti dove mi trovo adesso, devo dire la verità, cosa fanno? 3, 4, 5 volte alla settimana me la chiedono. Te la chiedono? Mamma mia, sono curioso. Ma dei ragazzi che la mangiano, non me l'hanno chiesta. Sì, te l'hanno chiesta. La pasta? Che la gente parla, sparlotta. Prima di parlare, dovete provarla. Dobbiamo provare, non vedo l'ora. Allora, che io facciamo? Gliela faccio così in questo caso. In questo? Mi piace così. In una padella col brodo d'acqua ho messo a riscaldare. E voglio sapere la ricetta, ce la devi dare. Ci vado ad aggiungere della pancetta. Pancetta? Stessa nell'acqua. Del pollo precotto a pezzettini. Perché vado a mettere precotto? La pancetta e il pollo nell'acqua. Perché lo metti nell'acqua? Per farle riscaldare, perché sia la pancetta che il pollo sono precotti. Sono precotti, quindi farle riscaldare. È inutile che facciamo, lo mettiamo nell'olio con la padella che prende sapore. Che serve tutto questo sapore? Il brodo d'acqua è già saporitissimo. La ciotola del cane di Benito. La pancetta, eccola. La pasta, è tutto è caldo. Guardate come fuma. Quando tutto si è fatto un ammasso proprio, una gelatina, diciamo. Ho capito. Sì. Andiamo a metterla in una gelatina, ciotola del cane. Va bene, la bacinella sì, anche. Prezze, forse dopo aver vomitato, ancora meglio. Signore, signori, ve lo dico, stavo preparando la pasta al ketchup. La pasta al ketchup? Dopo la pizza. Wow, è fluorescente questo ketchup, ma dove l'hai preso? A Fukushima. Signore, signori, fai vedere. Bellissimo. Dammi l'indirizzo. Saltiamo, così. Saltiamo. Noi saltiamo dalla paura. Ma quando ci sono le tue, mamma mia, che saltatore che sei. Questi qua che sono caduti? Rimettili dentro. Li possiamo buttare? No, che buttare? Peccato. E con tutto signore, quello signore, è oro. La pasta al ketchup è pronta. La pasta al ketchup è pronta. Questa pasta, non avete vergogna? No, chi ha vergogna? Mi sono solo fatto rosso, ma quella è il caldo. Fatela provare prima ai vostri bambini. Facciamo provare i bambini. Quelli poi vanno al comune e dice: io voglio disconoscere papà e mamma, non voglio più loro come miei genitori. Polvere di bacon. Quella è un po' come la polvere di stelle. Ma tu sei vedete, un poeta. Più o meno uguale. Lo mettete sopra. Chiudete qua con la mano che è chiuso. Invece così. Di girare col cucchiaio, sporchiamo. Facciamo un'altra ciotola del cane. Madonna, questi consigli. La pasta è pronta. Incredibili. Guarda là, bellissimo. Un piatto a nostro piacimento. Andiamo ad imbiattare. Vai, fai una bella impiattazione. Guarda, sembra uguale alle pennette al pomodoro. Sembra uguale, ma non è. Sembra questa uguale come la pizza con l'ananas che poi c'è stata. Pizza, come dici qua, sembra uguale alla pizza. No, invece è una frittata. Qual è la differenza? Non la senti. Stasera ai vostri ragazzi. Stasera la faccio sapere nei commenti. Sì, nei commenti, non ti preoccupare. Te lo fanno sapere stessi ragazzi nei commenti. Fidati, tra poco vengono mettono la faccina col forcone e poi tu capisci. Andiamo a mettere un po' di decorazione. Un po' di rucola, un po' per dare il colore. Bacon croccato. Ma fa rumore, ma che sono pietre? Sì, signore e signori, vi ripeto, io qua la faccio 5 o 6 volte a settimana. 5-6 volte a settimana, ma anche di più io la farò a settimana. Ma pasta, una cosa del genere. Pennette con ketchup. Pancetta croccante e fondo. Ancora una volta dallo chef Ruffi, vi voglio bene. Vi voglio bene, noi ti vogliamo bene, non so per quanto tempo se mangiamo questa cosa, perché qua lo so, ma cosa ne va? Se ne va via. Provate. Proviamo. Parlate. Va bene. Non all'incontrario. Tu sei un grande chef. Io provo tutti i tuoi piatti. Ancora una volta vi voglio bene. Mi devi dare la ricetta e brodo d'acqua, però.